Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita, presidente dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, che è un patrimonio molto importante. Tra l'altro noi vi consigliamo di andare a vedere anche il canale YouTube di questo importante archivio, che ogni giorno pubblica materiali preziosissimi e quindi che sono un tesoro della politica, lavoro che fanno veramente in pochi. Io tra l'altro ho visto una cosa bellissima qualche giorno fa di Berlinguer, degli operai che interrogano Berlinguer, cose che faceva spesso Berlinguer, oppure i comizi sul divorzio di Fanfani, cose fantastiche. Allora, con Vincenzo Vita vogliamo parlare di Quirinale. Innanzitutto, come si sta svolgendo anche mediaticamente questa battaglia e soprattutto in un momento in cui oggi noi siamo in alto mare, che impressione danno i candidati alla corsa al Quirinale? Allora, le volevo chiedere, insomma, che impressione ha e che cosa succederà. Siamo qui a Montecitorio in un clima quasi da fantascienza, dove sta avanzando questo virus e dove le preoccupazioni sono veramente tante. Ecco, a proposito del virus, il convitato di pietra è proprio il virus. Chissà se potrà svolgersi come prevede la Costituzione, quindi a Camere riunite congiunte, con i delegati regionali, l'elezione del Presidente della Repubblica. Ho sentito un'interessante intervista a Radio Radicale, che io tengo spesso accesa anche quando lavoricchio. Di Ceccanti, che poneva un problema molto serio, cioè cominciamo a ragionare, si cominci a ragionare sull'eventualità non totalmente remota che magari anche solo un piccolo gruppo sia impossibilitato a partecipare, come si dice, in presenza. E dunque, grazie all'evoluzione tecnologica, insomma, tutto è risolvibile, naturalmente con una prassi ben definita, regolata e con certezza e trasparenza. Questo è un punto che forse è stato sottovalutato. Quando mi chiedevi appunto cosa ne dici dei media, questo argomento Covid è sempre sulle prime pagine, ma attenzione, può incidere anche sul voto del Presidente della Repubblica. Non solo, sicuramente mi permetto io di osservare, può incidere anche indirettamente, cioè il rischio di una ulteriore evoluzione della pandemia, con tutto quello che si dice, giustamente io sono un ipervaccinato, sono un vax, ma certamente, insomma, la nuova variante è molto insidiosa e dunque può portare a forme di inesorabile conservatorismo, cioè meglio non toccare nulla. Quindi Draghi rimanga lì, Presidente del Consiglio, perché in questo momento un cambio sarebbe rischioso, e sono pronto a scommettere con voi, lo dico virtualmente e con affetto, e tanti auguri a voi e a chi ci ascolta, che tra Natale e Capodanno siamo adesso, ma dopo il discorso del Presidente della Repubblica di fine anno ci sarà un ulteriore forcing sul Presidente Mattarella, un grido di dolore: Presidente, rimanga. Io prevedo questa ipotesi. Mi pare che egli abbia escluso da tempo questa eventualità, tuttavia non mi pare improbabile che il coro riprenda con molta vivacità. Laddove il presidente Mattarella, persona veramente degna e molto capace, che ha dato di sé un'ottima prova, dovesse ribadire il suo no, e allora si apre un qualche cosa che in queste aule si è vista in passato, e cioè un risico di difficile soluzione, adesso come adesso, perché non pare esserci, almeno a me, una figura che si stagli. Certo. Senta, lei ha partecipato, immagino, nel 1999 alle elezioni presidenziali di Ciampi, che venne eletto al primo colpo. Allora, rispetto ad allora, il clima è molto diverso, diciamo, virus a parte. Molto diverso, perché il clima era di un sistema politico intanto molto più aggregato. Ora mi risulta, non per parlare male, diciamo, di chi c'è oggi, non mi va questo sport facile, che ci siano non solo cambi di casacca, ma tante persone parlamentari che non hanno un riferimento chiaro, e questo
quando si elegge un Presidente della Repubblica non è un bene. Allora c'era una più semplice struttura del sistema politico e Ciampi aveva come dire, un'autorevolezza indiscussa. Intendiamoci, al netto di ogni giudizio su di lui, sul merito, ce l'avrebbe anche Draghi. Tuttavia, in questo quadro, se prevale l'idea che con il Covid è difficile fare cambiamenti, e allora è verosimile che possa rimanere Draghi al Presidente del Consiglio e si apra una situazione difficile sul Quirinale. A meno che tutto può accadere in questo curioso paese, alla fine invece faccio lo scenario diverso. Draghi passi come Ciampi alla prima votazione, questo sottende un'intesa, evoca un'intesa raggiunta su un passaggio di governo non traumatico che permetta alla legislatura di andare fino alla fine. La legislatura andrà fino alla fine. Senta, lei viene da una tradizione politica che ha difeso sempre la forma di governo parlamentare. Allora, soprattutto voi di sinistra, vi trovereste in difficoltà a far passare, diciamo, un Presidente del Consiglio direttamente alla Presidenza della Repubblica? Perché l'impressione sarebbe quella di eleggere un super Presidente del Consiglio che diventa Presidente della Repubblica. Allora, questa vicenda che cosa può insegnarci? Ci insegna che è già cambiato molto il quadro della Costituzione materiale. C'è la Costituzione formale, guai a toccarla. Poi c'è quella materiale che nello svolgimento delle cose già ha dato dei colpi a quella formale. Potremmo fare elenchi numerosi. Articoli inattuati, ma insomma possiamo fare un convegno insieme. Su questo punto obiettivamente è già accaduto, perché noi abbiamo già avuto Mario Monti, abbiamo avuto adesso Draghi, cioè ormai in Italia si è consolidata anche nel senso comune una sorta di non augurabile e contestabilissimo semipresidenzialismo, diciamoci una verità. Siamo già in questo quadro. Certamente un passaggio diretto, diciamo così, senza mediazioni, tra virgolette, tra Palazzo Chigi e il Quirinale sarebbe una sorta di formalizzazione persino di fatto, ma più che una prassi, sarebbe quasi una formalizzazione della prassi. Quindi io non voglio augurarmela, io stavo disegnando degli scenari, ogni tanto ascolto delle opinioni. Certamente, ora, se lei mi chiedesse, lei, giustamente è vero, sono una persona di sinistra, ho dedicato la mia vita alla sinistra, se dovesse... E alla democrazia. Sì, alla democrazia, certamente. Se lei dovesse indicare una categoria di persone, allora io le direi, urlando qui, tra virgolette, mi piacerebbe tanto che per la prima volta una donna andasse al Quirinale, una donna rispettosa della Costituzione. Sì. Ecco, però non ritiene che ci sia qualcuno che abbia un po' svilito questo ruolo delle donne? Per esempio Conte l'altro ieri ha tirato fuori le Charlie's Angels candidate al Quirinale, tre donne. Allora, si può fare una cosa? No. Il femminismo ci ha insegnato che guai agli uomini che fanno finta di essere un po' femministi, sono i peggiori. Quindi no, non mi è piaciuta questa uscita di Conte, poi non si fanno i nomi così. Poi c'è un punto chiave, chiunque vada al Quirinale, donna, uomo, deve giurare sulla Costituzione italiana e questo è un punto assolutamente fondamentale. Poi non per farvi adesso il verso, perché insomma, come sapete, su alcune battaglie tematiche di Radio Radicale sono anni che ci sentiamo e ci intendiamo, ma a me piacerebbe che qualsiasi figura venisse indicata al Quirinale tra i punti chiave del suo programma mettesse un atto di apertura sulle carceri. Questo piacerebbe a me democraticamente, perché quel mondo è veramente contraddittorio con qualsiasi Costituzione repubblicana. Senta, lei si è occupato di televisione, di comunicazione, Berlusconi. Ma a me pare... Francamente, se posso dire un po'... Lei non l'ha rivalutato Berlusconi? No, io no, perché ho una memoria ancora viva e troppe sono le cose brutte che ho visto.
Ora, posso dare una mia interpretazione, avendo avuto modo di conoscere un po' Berlusconi, anche apprezzandone l'intelligenza e la capacità rabdomantica, per esempio quella che lo portò a inventarsi la pubblicità su Rete 4, che fece crescere piccole aziende che non esisteva. Ora, la mia impressione è che tutta la campagna per Berlusconi lui la viva come un'operazione di marketing. Cioè, alla fine lui sa benissimo che non diventerà Presidente della Repubblica, tuttavia tira un po', dal punto di vista del consenso, Forza Italia, che a lui interessa anche per le sue aziende, come è noto. Certo. L'ultima questione è una cosa pratica. Lei le farebbe iniziare prima le presidenziali, ovvero, siccome qui verrà fatta una votazione al giorno e quindi verranno diluiti, raddoppiati i tempi rispetto a quello che eravamo abituati una volta, sarebbe il caso di anticipare il voto per le presidenziali, anche per evitare la deadline del 3 febbraio? Sì, sono d'accordo, anche perché la deadline del 3 febbraio non è un termine ordinatorio, come si dice così nel dibattito giuridico, è perentorissimo, perché è previsto dalla Costituzione. E tra l'altro, se non dovesse, non sia mai accadere, se dovesse accadere che al 3 di febbraio non c'è una nuova figura Presidente della Repubblica, si aprirebbe un contenzioso. Soprattutto se viene eletto Draghi. Se viene eletto Draghi non si capisce a chi deve dare le dimissioni. Esattamente, sarebbe materia per il mio amico Ceccanti e tanti altri suoi colleghi, che a Radio Radicale farebbero interviste tutti i giorni, e buona pace a loro. E comunque io mi auguro di no, quindi sono molto d'accordo, andrebbe anticipato il voto, studiando subito, penso che il Presidente Fico ci abbia già ragionato ovviamente, su modalità digitali, nel caso non si potesse fare tutti in presenza, per assicurare un voto che è un punto chiave della nostra democrazia. Garantendo la segretezza del voto. Ovviamente garantendo la segretezza del voto. Va bene, grazie come sempre, grazie a Vincenzo a Vita, prendendo diciamo un appuntamento per una successiva intervista sull'archivio, sull'archivio che lui presiede, che è un patrimonio col quale spero di poter fare qualcosa con lei. Grazie. Grazie a voi e auguri a tutti e a tutti.